ragazzi, mi piace ogni tanto condividere qualche bella notizia. In particolar modo si parla del litio, che come sai è alla base dello sviluppo energetico, perché è utilissimo per creare le batterie che servono per lo stoccaggio di energia per tutti i sistemi fotovoltaici, eolico, comunque dove viene richiesta la possibilità di avere una riserva di energia da utilizzare anche per i picchi di richiesta della rete e non soltanto del singolo edificio. Bene, la bella notizia è che non si parla soltanto più di Asia, ma nasce finalmente l'asse Argentina, Cile e Bolivia. E riprendo la notizia appena pubblicata dal Fatto Quotidiano. La cosa che mi fa molto piacere è che questi paesi hanno deciso, si sono già parlati per creare un'unica organizzazione, un'unica filiera che possa gestire la cosa nella maniera migliore anche da un punto di vista sociale. Quindi non si tratta più aziende private e multinazionali che estraggono il materiale e creano le batterie senza curarsi minimamente delle conseguenze sull'ambiente e sulla comunità. Qua si tratta, almeno nelle intenzioni, di creare un qualche cosa che dia benessere alla popolazione e crei un mercato veramente green. Ovviamente le batterie non servono soltanto per il fotovoltaico, che è il mio pallino, ma servono anche per sviluppare il settore della mobilità elettrica, delle auto, eccetera, eccetera. Ora, questi tre paesi, che ripeto, Bolivia, Cile e Argentina, tutti e tre assieme detengono il 65% del litio mondiale e quindi sicuramente sono un competitor importante degli attuali paesi asiatici che, come sappiamo, estraggono in Africa senza nessun riguardo nei confronti dell'ambiente né tantomeno dei lavoratori che vengono coinvolti. Questo purtroppo è un dato di fatto, ma mi fa molto piacere che ci sia un'alternativa presto disponibile. La cosa forte che questi paesi si sono già parlati e daranno vita alla National Lithium Company, una società controllata dallo Stato, nel caso specifico si parla del Paraguay, comunque siamo sempre Sud America, che creerà le batterie pronte e finite da vendere sul mercato. Questa è una bellissima notizia, io sono molto contento che ci sia questo sviluppo del fotovoltaico nei paesi sudamericani, che hanno la fortuna di avere la materia prima, e quindi speriamo presto di avere sul mercato delle batterie per lo stoccaggio dell'energia che non siano più soltanto made in China o made in Vietnam, ma che siano state realizzate dalla materia prima alla produzione del prodotto finito in paesi sudamericani che, almeno a parole, ripeto, puntano a uno sviluppo sostenibile di questo business, a vantaggio dell'ambiente e a vantaggio anche di tutti i lavoratori che verranno coinvolti. Seguimi, dimmi che cosa ne pensi, fammi domande, condividi questo video per piacere con i tuoi amici. Un saluto a tutti da Marco Fai, il tuo esperto di fotovoltaico. Ciao a tutti ragazzi, buona giornata.